nelle aziende e passiamo la parola al presidente, al fondatore di un'azienda italiana che è la Zucchetti Centro Sistemi, ed è il cavalier Fabrizio Bernini. Eccoci, sì, io buonasera, ringrazio tutti per l'invito e volevo appunto fare un'analisi un po' non tanto della presentazione dell'azienda. Mi scusi, cavalier Bernini, se gentilmente attiva la webcam. Sì, io l'avevo attivata perché mi è stata disattivata dal gestore. Allora, proviamo, le invio in questo momento una Adesso richiesta di c'è, attivazione. adesso ci sono. Perfetto. È stata disattivata da voi. Ecco, no, dicevo appunto, io volevo spiegare 2 minuti l'azienda e poi dire come è cambiata l'azienda e come sta cambiando e come io vedo anche i giovani e come vedo i giovani domani e che possono fare quello che noi abbiamo fatto oggi in un modo completamente diverso e anche più, e anche se vogliamo, più complesso, ma sicuramente più raggruppato, no? Dunque, noi nella nostra azienda è la Zucchetti Centro Sistemi, ovviamente che principalmente era nata con il software, no? Per capirsi. Era nata con il software e dal software poi è passata all'automazione industriale, è passata, ovviamente software intendo privato, gestionali, sanità, eccetera, e in più poi è passato ovviamente all'automazione industriale, alla robotica e da 5 anni all'innovation, che sarebbe un discorso sulle rinnovabili, no? Ecco, queste 5 divisioni, io qualche anno fa le vedevo molto distanti, cioè ogni divisione era quasi un'azienda a sé, no? Cioè il software faceva il software, si stabiliva chi faceva che cosa, l'automazione faceva un software molto diverso e l'elettronica altrettanto diversa rispetto a un computer, c'era tutta una serie di meccanismi che allontanava queste divisioni e le faceva vedere come aziende. Adesso c'è un comune. Diciamo un laboratorio delle idee che abbiamo progettato nel 2007, insomma, adorato, che cerca di accumulare certe tecnologie, certe innovazioni che poi possono essere trasversali. E ci siamo riusciti, io ritengo, in un modo che il mercato sta recependo, perché noi stiamo portando prodotti nel mercato, il mercato ci sta dando molta ragione dal punto di vista dei risultati e questo ci permette di reinvestire su tecnologie e innovazioni che ora È stato vorrei un un attimino. investimento interessante. Vorrei un attimino appunto spiegarvi, no? Per quanto riguarda, per esempio, faccio un esempio, il software, facevamo software e c'era dei programmatori che linguaggio conosci, sviluppa su questo linguaggio e vedrai che comunque qualcosa viene fuori a livello gestionale e andiamo nel mercato. Adesso questi programmatori sono diventati 5 tipi di programmazione diversa, no? Se si vuole. La 5 programmazioni in cui c'è il classico gestionale, quindi linguaggio di programmazione Java tradizionale e quant'altro. Abbiamo ovviamente tutta la programmazione del cloud, che è un altro mondo completamente ovviamente diverso. C'è tutta la parte delle app, che è un altro mondo di nuovo con specializzazioni ben definite. E abbiamo poi la parte, ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, Big Data, Data Analytics, è entrata, ma era stato bloccato da voi e poi non rientrava. Senta, appunto, volevo dire appunto su questo discorso del software, no? C'era prima dei softwareisti che erano ben definiti sul mercato in questo caso, no? Perché comunque erano dei softwareisti gestionali più o meno che comunque potevano sviluppare gestionale inteso come ad alto livello. Adesso c'è delle specificità sul gestionale, mi sentite? C'è delle specificità sul gestionale estremamente. Sì, La la sentiamo sentiamo benissimo. benissimo. C'è Sì, delle prego. specificità gestionali che si riguardano, come dicevo prima, sulla parte cloud, app, data analyst, intelligenza artificiale. Quindi però questo è cosa ha permesso? Ha permesso di riavvicinare tanti settori. Quindi cosa significa questo? Significa, secondo me, che comunque i giovani, i ragazzi, le scuole che vanno verso queste nuove tecnologie, no? Che poi si racchiudono in 3 componenti, innovazione digitale, quindi innovazione e digitalizzazione. Economia circolare che è fondamentale, perché l'economia circolare, poi faccio degli esempi anche velocemente, di come mi è cambiato il mercato su un prodotto che ho fatto in economia circolare e prima di averla fatta. E poi c'è un'ecosostenibilità che fa parte, ovviamente, racchiude
in tutto questo. Quindi c'è un'ecologia, un qualcosa che comunque va vista con molta, molta attenzione. Però ecco, io lo vedo molto più semplice oggi capire dove va il mercato rispetto a 15 anni fa. Quindi capire per un giovane cosa deve fare rispetto a 15 anni fa. Lo vedo veramente molto più semplice, perché la strada è questa, non ce n'è altra, no? Io posso fare un esempio, no? Velocemente. Noi prima eravamo sull'innovation dell'inverter, sulle rinnovabili. Avevamo dell'inverter che noi, e uno dice: io vendo dell'inverter e la gente compra l'inverter perché ha da convertire i suoi pannelli solari che ha verso un'energia abitativa. Punto. Questo dico cosa viene? Viene fuori però dei contrasti, delle competitività o delle concorrenze nel mercato che sono spaventose, no? Leggo, so, la roba cinese non costa poco niente, c'è tutta una serie di meccanismi che creano dei problemi poi per stare in piedi con un'azienda. E noi cosa abbiamo fatto? Velocemente per far capire la tecnologia. Abbiamo preso una parte IoT, un cloud, una parte IoT dove si è fatto un elettronico, si è collegato l'inverter, le batterie. Si è collegato una ricarica per le macchine elettriche, si è collegato ovviamente la parte dei pannelli, e in questo contesto abbiamo sotto controllo tutto quello che è ovviamente il consumo familiare, in modo tale da dire: io la sera torno a casa con la mia macchina, ricarico la macchina elettrica, ho però un contratto da 6 kW, quindi non posso andare oltre, altrimenti o mi scatta il contatore o comunque pago 3 volte molto più della benzina. A questo punto, questo sistema, in modo completamente automatico da cloud, va ad abbassare il livello della corrente sulla ricarica della macchina per far sì che comunque non superi mai il mio contratto con l'Enel, che comunque andrà a cambiare, mi costerebbe davvero più della benzina. Quindi ecco che a questo punto si trasferisce un'ottica di mercato che è legata a un prodotto, all'ottica di mercato che è legata ad un servizio. Quindi praticamente il nostro sistema azzurro non è che lo prendano. Non prende persone perché comunque c'è un inverter che è un po' meglio, un po' peggio dell'uno dell'altro. C'ha gli stessi inverter, le stesse ricariche delle macchine, le stesse batterie, magari di altri, fermo restando le garanzie di assistenza, che però poi viene concentrato come discussione di acquisto, volontà di acquisto sul servizio che uno se ne vede semplicemente con un'app che risolve questo tipo di problema. Questo è per esempio, e con questo ovviamente con il sistema di intelligenza artificiale possiamo andare e stiamo andando a dire quanto genererà su quel tetto quel tipo di impianto, quanti chilometri io il sole posso fare questa settimana alla macchina elettrica, in funzione del fatto che lui vada già a vedere, ovviamente dei social, che tempo sarà domani, domani l'altro, da qui a una settimana. Ecco, vedete quanto è cambiato il mondo. Prima era l'inverter fino a se stesso, la batteria fino a se stesso, eccetera. Adesso è semplicemente un servizio che all'interno ci è collegato sempre le stesse cose, che a nessuno più interessa cosa esattamente, se il fatto che vada bene ovviamente e ci siano le stesse garanzie, per far sì che comunque convinca il mercato ad andare verso il settore. Ecco cosa serve, cosa è bello che i giovani, i ragazzi e gli studenti oggi vadano su questo mondo, perché loro non avranno davvero problemi di disoccupazione. Noi stiamo cercando ingegneri e diplomati, laureati sul software, tutti i giorni non le troviamo, è veramente difficile questo, ma perché è cambiato il modo di fare anche e di essere anche tecnici, di essere anche informatici, è cambiato completamente. Posso fare un esempio sull'economia circolare: noi avevamo delle batterie a litio e ferro magnesio da 20-30 kW per l'abitazione, che kilowattora ovviamente. Cosa è successo? Succedeva che queste batterie iniziavano a pesare, diciamo, questa batteria che fa fra 10 anni? Dove la butto? Perché per rimane così il problema delle macchine elettriche, no? Al momento in cui queste batterie hanno avuto la certificazione di economia circolare, in cui il 96% della batteria, al momento in cui la do indietro, viene comunque riciclata per il 96% in alluminio, in sabbia, in ferro, in quello che vogliamo, fermo restando il 4% rimane ovviamente rifiuto, si è avuto uno scatto nel mercato di interesse, quindi anche di vendite, incredibile. Per conserva, ma soprattutto i giovani sono sensibili a questo tipo di argomenti. Quindi ecco, io ritengo che le scuole, e soprattutto le tecniche, sono sicuramente più avvantaggiate. A poter portare questo tipo di cultura sui giovani diventa veramente non interessante, di più. Posso fare un esempio: noi abbiamo nel settore robotica, anche questo velocemente, dei taglierba robot, si chiamano Ambrogio. Facciamo circa 30.000 l'anno. Cosa succede? Prima cosa facevano? Mettevano in giardino questo oggetto,
se andava bene con l'app e con il Bluetooth, andava a programmarlo, questa macchina tagliava l'erba. Noi quest'anno, grazie a queste nuove tecnologie, quindi intelligenza artificiale, big data, data analyst, il discorso dei nuovi sistemi di cloud, cioè tutto quello che ci va dentro, siamo usciti con una macchina, uscirà ufficialmente quest'anno, si fa solo 1 migliaio, l'anno prossimo usciranno ovviamente nel mercato in maniera completa, un sistema di intelligenza artificiale dove io prendo questo robot, lo metto in giardino e riconosce da sé l'erba, ma non con la telecamera, che c'è problemi di sporcizia, c'è problemi di giorno e notte, c'è problemi di sole, ci batte, si accende, cioè 100.000 problemi. Con semplicemente un dei radar fatti da noi al 70 giga, noi riusciamo a rilevare la permeabilità di dove batte questo radar, il discorso dell'eco che lui rigenera, eccetera. Ecco, tramite l'intelligenza artificiale lui riesce a riconoscere dove c'è l'erba, dove non c'è l'erba, dove c'è un bala, dove c'è un urto, e evita il fatto di andare a mettere il perimetro, quindi un impianto con filo perimetrale dove all'interno lavorava prima il robot tradizionale. Con in più il fatto che se uno dice: guardate, io ho dentro il mio giardino un qualcosa che non era stato previsto, no, dall'intelligenza artificiale, lo facciamo con l'app riprendere quel pezzetto dove lui sbaglia a leggere, magari legge erba o non erba e c'è un vetro e non avevamo stabilito, faccio un esempio, ristruiamo tramite cloud il modulo, ne si rende il modulo già istruito e praticamente il modello gli viene riportato all'interno della macchina e in quel giardino da quel giorno passa anche sopra il vetro o sopra quello che c'era e non è stato ancora prima calcolato. Ecco, vedete quanto sembra semplice, no, fare questa ipotesi, queste considerazioni, ma non è che sono semplici perché io le dico, sono semplici perché comunque le cose, ripeto, non esistono complicate, semplici o difficili, esistono cose che si conoscono e cose che non si conoscono. Nel momento in cui si conoscono, non ho mai visto una cosa che conosco che io la reputi di difficile, perché già la conosco. Quindi ecco, questi ragazzi, queste scuole e questi istituti devono sempre di più spingere su queste nuove tecnologie per avere sempre di più e senza dubbio ci saranno offerte di lavoro per chiunque abbia fatto il tipo di scuola. Ecco, io credo di essere stato più o meno nei tempi, comunque ecco, io sono qui per qualsiasi altro avrebbe bisogno. Grazie.